tre nuovi incontri. La lingua della nostra carta va immancabilmente dritta al punto, ciò che le consente di compiere felicissimi azzardi in ordine alla qualità della nostra convivenza civile. Una parola quanto più possibile precisa, secca, essenziale. Questi sono i tratti della parola nella Costituzione della Repubblica. Le parole della Costituzione, il decadimento del linguaggio pubblico e il dovere della riparazione. Ne parlano Franco Marcoaldi e il vicepresidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. La personalità non si sviluppa e non si esprime se non ci sono le relazioni. Prima di tutto con noi stessi, poi con l'altro significativo e con gli altri. Noi siamo un insieme di relazioni. Personalità, relazioni e cura sono realtà e finalità ravvicinate. Nell'alveo sicuro dell'articolo 2, la Corte colloca le unioni di persone dello stesso sesso. Si parla di cura e di relazioni nell'incontro tra Vittorio Lingiardi e la giudice Silvana Sciarra. È proprio questa la parola chiave, integrazione. Come si può integrare qualcuno in un sistema di valori senza limitare la sua identità storica e religiosa? Certamente è più facile aggiustarsi in un atteggiamento di tolleranza. Capiamo bene che si tratta di un problema di equilibrio. È in questo equilibrio che va cercata la risposta anche costituzionale ai problemi di convivenza fra culture. Quando parliamo di accoglienza dello straniero, parliamo di integrazione o di tolleranza? Se lo chiede Dacia Maraini nell'incontro con la giudice Dalia De Pretis. Per la libreria dei podcast della Corte Costituzionale, incontri. Ogni venerdì sul sito e sui canali social.